Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a questo nuovo video. Questa sera parleremo di come andare a pulire il nostro refrigeratore che dopo un inverno lasciato in disuso avrà sicuramente lasciato al suo interno incrostazioni. Vediamo subito come andare a fare. Come potete vedere l'ho collegato con una pompa e acceso per assicurarmi che lui funzionasse. È messa all'interno di un secchio della semplice acqua di rete. Per pulirlo e togliere tutti i residui di calcare andremo a mettere del semplice aceto. Mettiamo dell'aceto all'interno del nostro secchio, possiamo abbondare pure, non vi preoccupate. Io è da qualche annetto che non lo utilizzo, quindi abbondo. Ho versato all'interno circa 750 ml di aceto, come vedete ho svuotato la bottiglia, e lo farò lavorare così per almeno un'ora. Dopodiché passerò a riempire il secchio con dell'acqua di osmosi. Adesso che è passata circa un'oretta da quando abbiamo messo in funzione il nostro refrigeratore, andiamo a cambiare l'acqua. Come potete vedere, non so se dalla camera si riesce a capire bene, si sono staccati tantissimi piccoli frammenti di calcare che si sono andati a depositare sul fondo. L'acqua è parecchio torbida, quindi il suo lavoro l'ha fatto. Adesso andiamo a buttare l'acqua e a mettere dell'acqua di osmosi per fargli fare un ciclo di pulizia. Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo cambiato la nostra acqua. Per una maggiore sicurezza faremo più di una serie di risciacqui, almeno due o tre risciacqui, anche con acqua di rete, per essere sicuri che appunto l'aceto sia andato via del tutto. E poi l'ultimo risciacquo lo faremo di circa una mezz'oretta con acqua interamente di osmosi. Eccoci arrivati all'ultimo passaggio, siamo al terzo risciacquo, adesso interamente con acqua di osmosi. Come potete vedere l'acqua esce perfettamente limpida e soprattutto non si sente più alcun odore di aceto. E adesso lo facciamo girare per altri 5 minuti e poi inseriremo il tutto in zampo. Il nostro refrigeratore è in funzione, i tubi sono stati collegati in zampo. Qui possiamo vedere il tubo di mandata e vicino la risalita il tubo di scarico, così arriva direttamente l'acqua fresca in vasca. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima.